Pace a tutti, ben sintonizzati, ben connessi su Radio Messaggio Cristiano. Ascoltiamo insieme il culto di questa sera, culto che sta per iniziare, e ancora una volta scopriamo insieme le grandi meraviglie di Dio. Buon ascolto e buona visione. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo. Signore Dio nostro e Padre nostro, alleluia per l'alto onore, oh Signore, che ci concedi continuamente, ci doni, alleluia, guida la massia, alleluia. Signore, nel varcare la soglia della tua casa, alleluia, gloria al tuo nome, perché come sta scritto, il cortile è stato dato ai gentili, itele messia, la madaganda, la massa, alleluia, mentre, oh Signore, siamo qui alla tua presenza tra gli annoverati che ti lodano, che ti offrono del continuo il sacrificio della lode, come soave profumo per te, Padre, per Gesù e per l'opera dello Spirito Santo, benedetti in eterno, alleluia, alleluia, amen, amen, amen. Gloria a Dio, alleluia, il Signore dei re, alleluia. Perché Lui è il Signore sopra tutte le cose. Lui è Signore perché, cioè padrone di tutto, dell'intero universo, perché tutte le cose sono state create da Lui, come se ci ha sempre spiegato, per mezzo del suo figliuolo. Amen. Alleluia. Quindi Lui è il Signore dei re, il re dei re,
il cui pari, dice, non c'è. Cioè è il re perfettissimo, d'altra parte come lui ha fatto, come lui è perfettissimo, ha fatto tutte le cose perfettissime. Pensate voi, perché se lui non avesse fatto tutte le cose perfettissime, si sarebbero autodistrutte nel tempo, o no? Vengo e mi spiego, no? Se lui non avesse fatto la terra perfettissima, la terra avrebbe seguito un giro tutto suo particolare, no? Avrebbe detto la terra, no? Oggi c'è troppo caldo, quanto mi allontano da soli, no? E si sarebbe allontanata dal sole automaticamente, pure dalla luna. Allora, quindi sapete cosa significherebbe la terra allontanarsi dal sole oppure dalla luna? Cesserebbe di esistere, e noi insieme alla terra cesseremmo di esistere. Quindi il Dio ha fatto diciamo la creazione perfettissima, ha messo la terra al giusto posto, alla giusta distanza, e tu, dice, figlia bella, non a correre come fanno tanti che corrono avanti, no? Perché poi altrimenti se tu corri un nonno non è più 24 ore, no? Quindi tu a correre, tu a camminare, a fare un giro su te stessa e andare leggio a tanto allora. Tanto allora, a me, a che andava a scuola, no? Che studiando queste cose, dice, a un insegnavo fratello, a cavolo signore, sai, tattano, mi sogna solo che cassura, a lampe stampa, troppa fresca che stai. E allora, quindi, ripeto, la stessa cosa anche le stelle, guardate, hanno scoperto, no, che l'universo, che cos'è l'universo? Si dice si mangia? No, non si mangia, non si vive, si vada. Allora, l'universo è tutto ciò che esiste, che fa parte della creazione, l'universo. Amen? E allora, dovete sapere che l'universo, no? Secondo voi, amati, l'universo, perché giustamente la luna è già, il sole è già, gli stelle sono già, quindi l'universo è fermo, è vero? Sì o no? Ah? Non è fermo l'universo, non è fermo, pare che è fermo, ma non è fermo. Sapete che l'universo cammina quasi alla velocità della luce? Nello spazio infinito, cioè nel nulla, l'universo cammina a una velocità della luce, non mi ricordo se è simile alla luce o quasi alla luce, cioè la luce cammina a 300.000 km al secondo. 600.000 chilometri al secondo. E allora vi porto un piccolo esempio, per esempio per i più piccini. Per avere un'idea di come cammina la luce, no? E allora, quando ci sono le trasmissioni intercontinentali, amen? Allora, che cosa accade? Che noi riceviamo le immagini e i suoni, per esempio, se si trasmettono da America, no? Loro dall'Italia in America si parla
E noi vediamo che non è che va a pigliare l'aereo a voce, arriva in America e ritorna, no? Quindi perché la voce, il suono, cammina, viene, cammina alla velocità di 300.000 km al secondo. Cioè, dire, vedete, noi neanche ce ne accorgiamo quando, per esempio, dall'Italia parlano con quelli che sono in America. Perché quello parla e dice, senti, per ora lì com'è il fatto? Sì, guarda, in questo momento c'è, vedete che è. Quindi voi dovete pensare che quindi la voce arriva in America, ritorna e neanche ci dà il tempo di vedere il movimento delle labbra. Cioè il ritardo che ha. Ci siamo? Quindi, quindi l'universo, vedete, cammina così. Per esempio, l'America va, che sai, niente, nell'istante. Quindi pensate voi, quindi tutto l'universo percorre l'infinito spazio, il nulla, il non creato. Ecco, quindi l'universo cammina velocemente nel non creato. Ci siamo? Sono riuscito a farmi capire? Se c'è qualcuno che non capisce, mi dici. E io mi spiego meglio. Ci siamo? Perché dici queste cose? Perché vedete, sono cose, fratelli, che quando noi entreremo nel regno dei cieli, queste cose le dobbiamo sapere, le dobbiamo conoscere, perché gli angeli del cielo le conoscono queste cose. E noi saremo, dice, simili ad angeli. Noi non possiamo entrare nel regno dei cieli gente ignoranti, che non sa chi è Dio, come è fatto Dio. Perché vedete, noi venendo a conoscenza di queste cose meravigliose, misteriose, ci innamoriamo e automaticamente innalziamo Dio. Dice, allora Dio è questo. Perché prima ero un Dio, sì, entro il cielo, esiste, non esiste, mi sente, non mi senti. Amen. Vedete, quindi il Signore ci sta ammaestrando proprio appunto per questo. Alleluia. Gloria all'Altissimo. Quindi, e dice, perché? Vedete, io non ve lo dico, perché, ma c'è un motivo per cui l'universo cammina nel nulla a una velocità tale. C'è un motivo. Ripeto, non ve lo dico, perché già, sai, me ne accorgo che alcuni di voi si infastidiscono, il Signore mi fa parlare di queste cose, perché alcuni di voi urlano che io dicessi gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, sempre solo del babbarito di un tempo. No, Calincia si parla di cose misteriose e profonde di Dio, della grandezza di Dio, della gloria di Dio. Qua ci siamo credenti, dotati di una grande sapienza ora da proceduta da Dio, dallo Spirito Santo che si muove del continuo, opera, interviene, spiega le cose profonde. Alleluia! Non possiamo rimanere sempre all'asilo o in prima a levantare. Alleluia! Qua si va all'università, siamo all'università, dove ci sono studi profondi di fisica, di chimica. Alleluia. E io, fratelli, se fossi rimasto allo stato iniziale, avrei perso persino la fede. Perché oggi noi ci troviamo di fronte a una scienza che conosce gran parte dell'universo, della creazione, e che i figlioli di Dio devono sapere, devono controbattere. Alleluia. Che ci presenteremmo? Alleluia. Come tanti che ancora sono rimasti nel passato, perché sono caparbi. Alleluia. Che i giorni della creazione fuono setti. Da sette giorni, Signore.
7 giorni e 24 ore. Ma avete cosa vuole? Che vi fate deridere di quelle che hanno un pizzico di cultura. Alleluia. Quando un chimico, un fisico si presenta davanti a noi, anche se non siamo andati a scuola, anche se non abbiamo fatto l'università, ma sappiamo rispondere delle cose di Dio. Perché il nostro professore è Gesù. Chimico, fisico, maestro di ogni cosa. Alleluia. Sia glorificato il Dio. Alleluia. Come abbiamo messo su internet, il Signore ci aveva detto che c'è acqua in tutti i pianeti. E tutti i sapientori si sono beffati del fratello De Luca che diceva stupidate. Ma la scienza gli sta sbattendo in faccia tutta la vergogna che hanno diffusa. Alleluia. Come rispondete ora agli scienziati che hanno trovato acqua salata su Marte? Il Signore aveva rivelato appunto all'inizio della radio che sui pianeti c'è acqua. Gli scienziati hanno dovuto aspettare tutti questi anni. Il fratello De Luca lo sapeva, perché il Signore gliel'aveva rivelato e gliel'aveva detto. Alleluia. Quindi, diciamo, quello che il Signore ora sta facendo, io dico a tutti, perché fratelli, per lo spirito io sento che alcuni di voi disapprovate quello che io dico. Lo sento e non vado a dire no. Sento che nella Chiesa, nonostante pare che siamo una famiglia, però alcune di voi certe cose non le accettate, non le condividete, perché vorreste che noi facessimo come si faceva una volta. Gesù è buono, gloria a Dio, Gesù ti ama, Gesù si salva, eh? E restare sempre all'asilo o da prima elementare. Nine. No. Caso, avanti, avanti, perché gloria a Dio, gloria a Dio. Quando gli scienziati ora leggeranno che il pastore di Radio Messaggio Cristiano aveva ricevuto che l'acqua accende i pianeti, dice allora ne altro che abbiamo studiato a fare tutte queste anni. Abbiamo perduto tempo. Allora, perché su Marte c'è anche quest'acqua salata? Perché loro hanno detto così. Allora, perché quando Dio creò la terra, ha creato pure i pianeti, poi ce ne sono stati altri che si sono formati nel tempo, però inizialmente Dio, quando ha creato questi pianeti, su questi pianeti anche gli altri pianeti hanno subito la stessa metamorfosi, o come si vuole chiamare, la stessa trasformazione della Terra, in poche parole. Amen? Perché gli altri pianeti, attenzione, in altri pianeti c'era pure la vegetazione, c'erano anche batteri e cose varie. Perché? Vi spiego subito. Perché in base alla creazione che Dio aveva fatto, e l'uomo riempendo la terra si doveva spostare negli altri pianeti doveva andare a trovare tutto ciò che lasciava sulla terra. Mi capite? Altrimenti come faceva a campare? Ecco, questo mi ha rivelato il Signore. Perché dice, ecco, allora, la stessa cosa dice, guarda, io sono in Italia, in Sicilia, ma non voglio andare in America, voglio stare un mesicetto. Ma se io vado in America e non trovo né acqua, né mangiare, né vivere, né che ci vai? Come vai? Come faccio a campare? Quindi sono costretto a starmene qui, non mi posso spostare, giusto? Non posso andare lì. Se invece io già so
che in America vada a trovare le cose che io ho pure in Sicilia e altri, anzi pur migliori, allora ci vado, è giusto. Perché vedete, se non ci fosse stata la morte, allora l'umanità avrebbe riempita sia la Terra che altri pianeti, sia più piccoli che più grandi. E su questi pianeti doveva il Signore prima far crescere tutto ciò che cresce sulla Terra. Quindi c'erano tutte le condizioni climatiche e secondo, come sulla Terra, ripeto, perché altrimenti l'uomo non si sarebbe potuto spostare. Cioè pensate voi che già la Terra di Chicago 4 miliardi e mezzo mi pare che esiste, e tutte quelle che sono morte, se fossero rimaste in vita, un annamo, come facciamo, come i sardini sul tavolo, no? Quindi vedete che quindi la Terra non sarebbe bastata più per contenere l'umanità. Ecco perché Dio aveva creato tutti gli altri pianeti, satelliti e cose. Tant'è vero che ci sono dei pianeti che hanno anche le loro lune. Amen. Però quando è accaduto il coso lì, il peccato originale, allora c'è stata una catastrofe a livello universale. È rimasta solo la Terra vivibile. Amen. Tutti gli altri pianeti, però sono rimaste tracce di vita su questi pianeti, tra cui l'acqua. Ci siamo? Quindi non mi scandalizzate se la scienza dovessero, se loro dovessero dire: ah, guarda, abbiamo scoperto, perché guarda tante mucca lapone di credere che dicono che non credono a queste cose. Quando la scienza, perché poi guardate, c'è anche una cosa su internet. Come una cosa, sono credente evangelici, dicono tante di quelle stupidate e me ne sono accorto che sono anche bugiardi. Non so, loro dicono di essere dei, come si chiamano, dei fisici, aspetta, come dicono loro, scienziati, dicono di essere scienziati. E io vi garantisco che non lo sono. Sono falsi evangelici, falsi credenti, ed io me ne sono accorto in base a certi discorsi. E se vuoi, guarda così, guarda come va. Amen. Perché contraddicono certe cose vere, reali. E poi magari cancellano, fanno. Ora vedete, noi abbiamo a che fare con persone del mondo, con scienziati del mondo e falsi scienziati pure credenti. Amen. Che se il Signore non dovesse ammaestrarci, cadremmo come tanti stupidi. Amen. Gloria a Dio. Quindi continuiamo a pregare che il Signore. Alleluia. Amen. Allora, 101. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Padre, alleluia, alleluia. Dacci di saperti sempre lodare, onorare e benedire come tu ne sei degno. Alleluia, ecco sia fatta la tua volontà qui in terra come nel cielo. Signore, insegnaci a lodarti come lo fanno gli angeli del cielo. Signore, finché quando ci raduniamo, Signore, possiamo entrare in comunione perfetta tra noi, Signore, te e gli angeli che stanno alla tua presenza. Alleluia, la massita, la mai. Alleluia, perché tuo il regno, la potenza, la gloria, ora e sempre, in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Dio sia lodato. Alleluia. Così vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, cioè la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, cioè la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, ed il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, ed i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Alleluia. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto grazia, ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Amen. Fermiamoci qui. Alleluia. Giovanni dice, testimoniò di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Vedete quindi che Gesù era in spirito prima, vedete che Gesù era l'angelo dell'Eterno, perché dice Giovanni, l'ha detto chiaro, vedete, dice che colui del quale vi sto parlando, anche se è nato dopo di me, perché Gesù è nato 6 mesi dopo, a quanto pare, di Giovanni Battista. Giovanni Battista è nato 6 mesi prima da Elisabetta, è giusto? Perché quando Maria lo è andata a visitare Elisabetta, Elisabetta era già in stato interessante da 6 mesi, va? Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, guardate, basta leggere qui e soffermarsi per meditare e ricevere, bella cosa, 2 più 2 fa 4. Quindi Giovanni testimoniò di lui, della parola che era presso Dio e che era Dio ed è Dio. Perché, vedete, la confusione quando vedete viene a mancare la guida dello Spirito Santo. Perché tutti quelli che sono stati prima di noi, attenzione, come sempre, come ai giorni nostri, perché ai giorni nostri non pensate che servitore di Dio non ce ne sono, ci sono. Però sono più quelli che non sono servitore di Dio che quelli che sono servitore di Dio.
i servitori di Dio se si possono contare su per poter dire da tutto il mondo, perché ancora noi non hanno uscito fuori. Quindi, alleluia. E chi non è con noi dice contro di noi, è giusto. Allora, ora nel passato e ancora oggi, quelli che sono, vedete, che ci piace fare i predicatori di aprire chiese e fare cose, allora che hanno quell'ambizione di diventare pastore, di avere una chiesa. Allora, vedete, quando nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio, loro l'hanno sempre interpretata in questa maniera, cioè che Dio è sempre stato uno. Se devo dire un tre pezzi, no, un pezzo si dice carne, no? In Maria Vergine, e un altro due pezzi, lo Spirito Santo e il Padre. Insomma, amen. Oh, allora, invece non è così, per dire, ecco, perché nel principio era la parola e la parola era presso Dio. Lui qua sta parlando esclusivamente, guardate che in questo caso, qui come inizia, non sta parlando del Padre, eh? Giovanni che scrive, non sta parlando del Padre, sta parlando sempre unicamente di Gesù, perché dice... Nel principio era la parola. Amen. E quindi chi è che si è fatto carne? Chi è che si è fatto carne? La parola. Quindi, e la parola dov'era? Nel principio. Amen. Quindi nel principio era la parola. Quindi per dire... Gesù che si è incarnato in Maria Vergine in spirito era nel principio. Ecco perché ora Giovanni testimoniò di lui dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Ma ci potevano dire a Giovanni, no? Ma che si faccio pure tu? Ah, se credi no, se Cristo venne nascito dopo e tu nasciste prima, come era prima di te? Amen. Perché sia glorificato Dio, perché in Giovanni c'era lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non si contraddice. Amen. Quindi allora lo Spirito Santo che c'era in Giovanni Battista gli ha fatto dire: colui che viene dopo di me era prima di me. Amen. Alleluia. Quindi, perché Giovanni, allora, quando allora, cercherò di spiegarmi in una maniera semplice. Allora, quando l'angelo si presentò da Zaccaria e gli ha detto che Elisabetta sarebbe rimasta in stato interessante, avrebbe partorito diciamo un figlio che è stato Giovanni Battista, il suo nome dice, è Giovanni era. Allora, seguite attentamente. In quella circostanza, in quell'occasione, allora, è stata sempre opera dello Spirito Santo, eh? Perché anche quando noi riceviamo una guarigione, non è un fratello De Luca che vi guarisce, è lo Spirito Santo per mezzo del fratello De Luca che vi guarisce. Come tanti, per esempio, che non hanno, nel passato non hanno, che una volta li ho contati, sono stati un minimo di sette coppie che non potevano avere figli e il Signore gli ha dato figli. Fratelli, già non fu fratello De Luca, lì è stato lo Spirito Santo per mezzo del fratello De Luca che ha reso fertile tanto l'uomo che la donna. Ci siamo. Ora in Elisabetta e Zaccaria è stato lo Spirito Santo che ha reso fertile l'utero di Elisabetta e il seme di Zaccaria. Ci siamo. Quindi anche qui è opera dello Spirito Santo. Però Giovanni Battista non era presso il Padre, non era nel principio. Ci siamo. Ci siamo. Quindi allora lo Spirito Santo ha fatto sì che Zaccaria ed Elisabetta
nonostante fossero avanzati d'età, diventassero fertili. E quindi diciamo, l'unione sessuale che c'è stato fra Zaccaria ed Elisabetta, l'unione sessuale ha permesso, vedete, che grazie allo Spirito Santo, quindi ha permesso che diventassero fertili sia lo spermatozoo di Zaccaria che l'ovulo di Elisabetta. Ci siamo? Quindi però è stato lo spermatozoo di Zaccaria. Ci siamo? Amen. Nel caso invece, ora Giovanni che dice, questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me, mi ha preceduto, perché era prima di me. E guardate come Dio sa fare sempre bene le cose. Ora dico io, non poteva essere la cosa invertita, che nasceva prima Gesù e dopo Giovanni Battista? E no, perché se Gesù fosse nato, perché certe volte dice, ma secondo me Gesù era giusto, però il Signore mi faceva nascere prima a Gesù e dopo Giovanni Battista casomai, perché io Giovanni Battista nascevo prima? La perfezione di Dio, perché se il Dio avesse fatto nascere prima Gesù e dopo Giovanni Battista, allora Giovanni Battista non avrebbe potuto dire questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Come faceva a farci capire ora agli altri che Gesù era figlio di Dio? Perché qui Giovanni è come se si trovasse in contraddizione, è giusto? Perché dice, scusa, se tu nascessi prima, perché ora dici che lui era prima di Dio? Ecco, perché Giovanni voleva dire questo, che Gesù era, che oggi è la parola che si è fatta carne, era da principio. Ci siamo? Era presso il Padre. Quindi quando dice nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio, non vuole dire era il Padre. Per tanti anni e secoli si è sempre interpretata così la cosa, che qui il Signore stesse parlando sempre dell'Eterno, tu pace. Invece no, sta parlando esclusivamente della parola. Nel principio era la parola. Che vuole dire nel principio? Perché nella Genesi troviamo scritto che nel principio lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ve lo ricordate? Nel principio. Alleluia. Allora, lì era nel principio, era il Padre che stava creando tutte le cose, iniziando del suo corpo, e mediante del suo corpo anche il suo figlio, che doveva essere la parola di Dio fatta carne, che si doveva incarnare. Sono riuscito a farmi capire? Tanto sono cose, vedete, difficili, profonde, però questa è la verità. E allora, a questo punto, ora Giovanni dice, fate bene attenzione, che quello che ora voi vedete e udite è la parola, cioè è Dio fatto carne. Dio, cioè Dio non come padre, divinità, deità. Ci siamo? Come deità. Perché c'è tutto, uno dice Dio, dicendo Dio è come se uno dicesse Padre Eterno. No, perché anche Gesù è Dio. Amen. Allora, vengo e mi spiego. Allora, io sono De Luca, no? Piacere di averlo conosciuto. Per tante, ci sono disgraziato. Puntavo a Massina. Sta adultero. Masciallo quando dico adultero, figliolo. Ma masciallo, in verità. Sta aiutando a tutte quelle che mangiano riuno in giro. Aggiungi una mano d'appoggio. Una mano d'aiuto. E allora... Che vuol dire? Era Dio. Allora, Dio, ma seguite,
Dio lo possiamo considerare come un attributo, non come un essere, un titolo, va! Ci siamo? Perché c'è pure il Dio Sole, o no? C'erano tanti dei, non sono dei, ecco, è un titolo. Quindi la parola era presso Dio, cioè la parola era presso Dio Padre, ci siamo? Quindi la parola che ora si è incarnata era presso Dio Padre. Perché? Perché la parola che era presso Dio Padre è pure Dio, perché è figlio di tuo padre. Amen. Come per dire, io stavo portando l'esempio. Io sono De Luca, no? I miei figli che nascero, no? Che sono? Eh? Come? Sono De Luca? Sono i miei figli. Certo, esatto. Io voglio in giro, vedete pure io in giro. Allora, non mi piace scherzare. Allora, quindi loro sono De Luca, è giusto? Però non sono io, non sono padre, sono i figli. Hanno lo stesso nome, è giusto? Cioè lo stesso, non nome, lo stesso cognome. Però sono i miei figli. Dio Padre ha avuto, ha generato suo figlio, e che generavo, essendo Dio, che cosa ha generato? Un De Luca, dice, no, stavo generando un De Luca, generavo un Dio. Dio, quindi Dio Gesù, Dio parola fatta carne, poi successivamente, amen. Alleluia. Dice, e perché, guardate, in questo istante, gloria a Dio. Che bella, chi sta a vedere? È una bella rivelazione, fresca, fresca, nuova, nuova, è bella. Sapete perché viene chiamato la parola? Allora, nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, della parola. Vedete, di Lui, che si chiama parola. Sapete perché viene attribuito questo nome, diciamo, parola? Sapete perché? È stata una rivelazione che mi arrivava frisca frisca. Perché pensate? Perché? Perché Gesù, che era presso il Padre, incarnandosi in Maria Vergine, è diventato la parola per poter parlare con gli uomini, altrimenti non poteva parlare il linguaggio degli angeli. Mi capite? Ecco perché la parola. È la prima volta, fratelli, in verità l'ho ricevuta fresca fresca questa rivelazione. Viene chiamato la parola. No, perché tante volte nel passato noi attribuiamo la parola perché quando il Padre parlava Gesù operava. Chiedo, va bene pure, ci siamo. Però non è proprio chiedo, perché la parola si è fatta carne. Cioè a dire, perché Gesù incarnandosi allora ha usato il linguaggio terreno. È diventato parola. Parola fatta carne, linguaggio terreno. Ci siamo, vedete che bella cosa. Quindi Gesù è parola spirituale presso Dio, perché lui parla con il Padre e con gli angeli. Allora, questa parola che dialoga con il Padre, che parla pure con gli angeli, allora si è fatta carne, è diventata parola terrena, oltre a essere parola spirituale celeste. Parola perfetta, che soltanto Dio può possedere. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perché vedete, se gli angeli... Allora... Perché se gli angeli volessero parlare
il nostro linguaggio terreno non lo potrebbero fare, perché loro sono stati formati per parlare un linguaggio spirituale celeste. Anche se parlassi il linguaggio degli angeli, se non ho amore, non mi serve a niente. Ci siamo? Linguaggio degli angeli, la lingua degli angeli, o linguaggio degli angeli. Ci siamo? Vedi? Quindi loro sono stati creati per parlare la lingua celeste, perché loro hanno a che fare con il Padre e con Gesù. Amen? È come se Gesù conoscesse l'inglese e io siciliano. Quando ho parlato con chi in inglese parlavo l'inglese, quando ho parlato con siciliano parlo un dialetto. No? Perché non è vero, non ne parlo in dialetto. Quante cose mi fa dire in dialetto? E guai così rebella. Quindi vedete, gloria all'Altissimo. Quindi ecco la parola che era presso Dio, quindi quest'essere che parlava con Dio, che parlava con gli angeli, incarnandosi in Maria Vergine, si è fatto carne. E questa parola, incarnandosi in Maria Vergine, ha imparato, che poi il Padre gliel'ha dato, no? Il linguaggio terreno. Ci siamo? Infatti, se ve ne accorgete, guardate, la stessa cosa avviene. Se un piccerino nasce in America, usi angeli, io ridere io stesso universale, però dire mamma, papà, pure altre cose, è in base a dove nascono, è vero o no? Hai sentito mai parlare a uno che nasce in Sicilia e fa, come si dice fa in inglese? Oh, dice te lo fotti! Io non sentia, hai capito? L'hai portato. Allora sogno sud, Non, e vedete che l'inglese non capisco. Se io ne parlo in siciliano non l'avessi capito subito io già. No. Papà oppure padre. Allora, ci siamo. Vedete che allora, in base a dove si nasce, si parla quel linguaggio. Ci siamo? Automaticamente non è che uno appena che nasce un piccerino comincia a parlare in tedesco oppure una cosa. Eppure c'è stato Samuel che all'età di 9 mesi ancora non sapeva parlare. Non diceva neanche mamma. Non sa. Prima che cominciava a parlare, ne invece starà Rugoggio. No, ha parlato grande lui, poi ci studia la lingua. Allora, quindi non fa. Ma anche questo, guardate, un segno da parte di Dio. Alleluia. Perché a 9 mesi lui ha detto una frase in inglese. Ti ricordi l'anno? Sì, è stato del Salmo 4, Salmo 2, correte. In verità, in inglese l'ha detto una cosa, cosa da stupire, in verità. È stata una cosa, ecco, le cose che fa. Però, quando io cominciavo a parlare, parlavo in siciliano, in italiano. In dialetto, insomma, mascato, facevo un menassone nella casa. Però in italiano, e tutte cose. E allora, quindi, quando Gesù è nato, ecco, che allora, che si è incarnato, mentre, mi riallaccio, allora, mentre Giovanni Battista è nato sempre per opera dello Spirito Santo che ha reso fertile tanto Zaccaria che Elisabetta, ci siamo? Invece Gesù, che era presso il Dio, che era Dio, amen, e che è venuto. Lui invece, allora, lo Spirito Santo ha reso fertile l'ovulo di Maria Vergine e lo ha anche fecondato lo Spirito Santo.
Vedete la differenza? Ecco perché Giovanni dice: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Alleluia. Perché appunto dice: io nascia di mia mamma e mio padre, di mio padre Zaccaria e di mia madre Elisabetta. Lui invece, Gesù, colui del quale vi sto predicando, vi sto preannunziando, è nato da Maria Vergine, però si è incarnato in Maria Vergine, però lui era presso il Padre, presso Dio Padre. Alleluia. Ci siamo? Sono riuscito a far capire. Perché vedete, altrimenti uno si forma un'idea tutta sbagliata e poi vedete queste cose, ma ne altro che non interessano la salvezza. Oh, servono perché il Dio non vuole un popolo ignorante. Perché altrimenti il suo Signore voleva un popolo ignorante, a Gesù non ci insegnava manco, non ci faceva insegnare manco da leggere e scrivere. Invece Gesù sapeva leggere e scrivere. Non era un dotto, però sapeva leggere e scrivere. Non tanto quanto io si poteva esprimere. Ci siamo? Gloria a Dio. Allora, eccone quindi la differenza. E fratelli, ora, perché? Insieme a tutte queste cose che apparentemente potrebbero sembrare elementari, il Signore ci sta dando, vedete, anche le cose profonde e difficili. Perché, fratelli, noi ora viviamo in una società, come si dice, evoluta, amen, emancipata. Non possiamo dirci solo Gesù ti ama. E chi lo dice? Ma senti, è questo Gesù. Di un vinne, cufici. Sto Dio che tu dici, un vinne, come è? Allora, gli scienziati, oppure, non dico, lasciamo andare gli scienziati, perché anche loro hanno un'anima da salvare, quindi è pure ridere. Però, diciamo, le persone colte, allora, che ragionano di più, no? Su cose concrete, hanno bisogno delle cose concrete, delle dimostrazioni concrete, non di fantasia, ma capite? Noi, perché se noi, diciamo, se, mettiamo caso, perché noi vediamo che tutti oggi sono diplomati o laureati, non è vero? Quindi vedete, perché se per esempio, io ho incontrato anche suo padre, no? Quando si laureava, ho incontrato suo padre, dice, io sono il pastore, dice sì, dice, io, una delusione, vero? No, dice, perché già lo conosceva, dice, l'aveva visto su internet. Ah, mi dice, ma allora mi si botta, ma sabai. Mi ha autorizzato, diciamo, a mettere le sue foto, anzi, quella lì è chi ne toparsi? Quella che abbiamo messo a scritta, quella lì abbiamo la cosa che abbiamo messo che hanno trovato acqua su Marte. Te la cucisti? Corre di corsa e dice la tua parte. Ci dice, un pastore, non ti è arrivato la parola. No, verità, è la sua. È quella di tua parte. Che su quella foto abbiamo scritto che hanno trovato. A me. E allora, ora, giustamente, suo padre, è un esempio, suo padre, anche sua madre che ho incontrato, se quelli giustamente, piglia suo padre, che ha un telescopio, che vedi, che scruta l'universo, e io ci dico Gesù è buono, dice, e che vuoi mia? Gesù ti ama, mamma, è questo Dio, come, io vedo che ci sono tante stelle, tante cose, allora io, che ho ricevuto la sapienza del Dio, ci dico, che mamma ne. Perché quello che lei vede è tutta gloria di Dio, è potenza di Dio, è sapienza di Dio, e sa come sono venute all'esistenza. Allora suo padre ti sei ricchi, perché dici, ma che cango c'è uno? Io vedo, ma chi tu sa come vengono? Allora vedete, lui con la sua cultura e con, vedete, la spiegazione dello Spirito Santo, gli viene facile ad accettare Dio. Se io invece non ci saggio spiegare le cose, che lui rimane sempre l'universo, ma che è misterioso, cosa, Signore, esiste?
dicono che esiste, ma cosa? Se invece io che ho ricevuto la rivelazione, o noi che abbiamo ricevuto la rivelazione, però sapete per spiegare altrimenti come è nato più danno di prima, allora ci spiega come stanno le cose e loro, vedete, possono accettare l'esistenza di Dio e nel guardare l'universo glorificheranno il Dio ora con quella convinzione, quella piena convinzione che Dio ha creato tutte le cose e come le ha create. Ci siamo, gloria a Dio. Quindi non sono figliole cose che tanto non ne passiamo tempo, o Signore diceva, è perché Dio vuole dare possibilità, siccome siamo entrati, stiamo vivendo, vedete, in un'era particolare dove gente ignorante non ce n'è più. C'è gente ormai a padre che sono tutti, vanno a scuola, sanno che guardate che basta un semplice alunno che va a scuola e studia determinate cose e prende un credente non preparato, lo mette in difficoltà e gli fa perdere pure la fede se non è preparato, perché lo studente dice, senti tu ma spiegare così, perché io saggio così 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 scientificamente, io ti dimostro che le cose stanno così così così, tu spiegami che stai parlando tuo Signore, Dio, ma spiegare tu come stanno i cose. Ecco il motivo per cui, vedete, il Signore ci sta ammaestrando e questi ammaestramenti sono inestimabili, non servono per farci gonfiare, ma servono per aiutare la società d'oggi emancipata, evoluta in un mondo completamente diverso di quello del passato. Amen e Dio ci benedica. Yeah.
alleluia, chi è Gesù per me? Gesù, sei tutto per noi, sei la nostra vita, Abba Radamassia, sei il nostro creatore, sei il nostro Dio, nostro Padre, alleluia, e vogliamo renderti del continuo lode, onore e gloria, e insieme a te, guidati da te, onore e gloria al Padre, insieme a benedetti ora e sempre da noi, in eterno, alleluia, amen, 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 e Dio sia lodato, il Signore ci benedica, alleluia. Eh sì, abbiamo scoperto insieme le grandi meraviglie di Dio che non finiscono qua. Possiamo continuare a scoprirle culto dopo culto, ogni martedì e venerdì sera. E diretta dopo diretta, ogni domenica mattina alle 10:15. Tutti questi culti e le dirette sono tutti a nostra disposizione sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Ed in più, per facilitare le cose, c'è una playlist, ovvero una raccolta di tutti i culti che ci parlano della rivelazione che Dio dà dal fratello Nino riguardo le origini dell'universo. E aprite un po' bene le orecchie, anche le origini stesse di Dio, di come Dio si sia venuto a formare. E culto dopo culto il Signore aggiunge un tassello, un nuovo pezzo, una nuova rivelazione per completare e comprendere sempre meglio quella che già conosciamo. Non vogliamo rimanere nell'ignoranza. E voi? Seguite tutti i culti, quindi martedì e venerdì sera le dirette del fratello Nino, domenica mattina alle 10:15. Per maggiori informazioni non esitate a chiamarci al 349 64 11 232, che come sempre ripeto, 349 64 11 232. Adesso vi lascio un po' in compagnia di questa musica dal titolo Luce del mio cuore, vi do appuntamento alla prossima trasmissione del culto e non mancate mai. Pace, buon ascolto e buona visione di tutti i culti e le dirette.